Punto di non ritorno è un cult movie d'azione e di fantascienza nel 1997 per la regia di Paul Wes Anderson, con un cast composto da Sam Neill, Lawrence Fishburne, Jason Isaacs. Il film ritorna in un'edizione home video in 4K Ultra HD più Blu-ray da 19 gennaio 2023 per Paramount e Prime Pictures. Io sono Stefano Del Dulice, che gestisce la rubrica dedicata al mondo home video per l'occhio del cineasta. E prima di entrare nell'analisi di questa edizione 4K Ultra HD più Blu-ray, è il momento, come sempre, della sigla! Da pionieristica astronave di ricerca Event Horizon è misteriosamente scomparsa da 7 lunghi anni mentre affrontava il suo viaggio inaugurale. Un persistente segnale proveniente dall'oscurità dello spazio profondo induce una squadra di salvataggio ad attraversare la galassia per una coraggiosa missione di recupero. Scopriranno invece un orrore interstellare senza eguali che metterà alla prova la sanità mentale e l'anima di tutta la squadra. L'edizione home video, composta da due dischi, venne nell'edizione in 4K il solo film presente con un'alta risoluzione in 3840x2160, che si dona degli ottimi colori soprattutto nei primi piani degli attori. Il disco Blu-ray possiede al suo interno sia il film che i vari contenuti speciali. Per quanto concerne l'audio, lo abbiamo sia nel disco 1 che nel 2 in un ottimo inglese 5.1 Dolby True HD e in italiano, oltre svariate altre lingue in 5.1 Dolby Digital. Per i sottotitoli troviamo in inglese anche per non udenti, l'italiano, il francese, il tedesco e altre lingue. Questo disco è pieno geppo di contenuti speciali che i fan della pellicola non possono che apprezzare, soprattutto per la loro fattura, non dandosi delle interessantissime informazioni sul dietro le quinte nella pellicola fantascientifica. Tutti gli extra possiedono i sottotitoli in lingua italiana. Abbiamo negli extra commento audio del regista e del produttore che analizzano e si parlano del film durante la sua visione. Poi troviamo il dietro le quinte di Punto di non ritorno, suddivisibile in 5 sottocapitoli per la durata di 1 ora e 43 minuti. Poi troviamo Punto di non ritorno, di prese del film, con il commento del regista suddiviso in 4 sottocapitoli per la durata di 8 minuti. Successivamente troviamo Segreti con il commento del regista con 3 scene tagliate. Infine da Event Horizon scomparsa con un commento del regista suddiviso in 2 brevi capitoli. Infine il trailer.
vi ringrazio per aver visionato il video fino alla fine e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!